Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci porterà dritti dritti dentro la vicenda del Qatar, perché, come vedrete da questo servizio, è uno dei parlamentari, Dino Giarrusso, che è stato avvicinato in queste settimane dal Qatar, dagli emissari dell'Emiro, e ci racconterà perché e che tipo di richieste ha ricevuto. Però prima facciamo subito il punto su quanto è accaduto in questa scheda che ci racconta tutte le ultime notizie con gli ultimi arresti. Vediamo. Qatar is a front runner in labor rights. We can promote our values, but we don't have the moral right for lectures. They are good neighbors and partners. Le ultime parole famose prima che la tempesta travolgesse anche lei, la vicepresidente greca del Parlamento europeo, Eva Kaili, fermata ieri sera dalla polizia belga nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione legata al Qatar. In casa sua sarebbero state trovate borse piene di soldi. Soldi, regali, viaggi. Così, secondo gli investigatori, il Qatar avrebbe provato a comprare la benevolenza del Parlamento europeo, soprattutto in vista dei mondiali di calcio. Prima della vicepresidente del Parlamento erano stati fermati quattro italiani, tra cui Antonio Panzeri, ex deputato eletto col PD ma esponente di Articolo 1, da cui è stato appena sospeso. Secondo i giornali belgi Le Soir e Knack, Panzeri deteneva nella sua abitazione 500.000 euro in contanti. Arrestate per favoreggiamento anche la moglie e la figlia. I fermati sono accusati di corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro al Parlamento europeo. Il Partito Socialista greco ha espulso su due piedi l'eurodeputata Kaili, mentre il Parlamento europeo non si esprime su un'indagine in corso che potrebbe riservare altri colpi di scena. Allora, Dino Giarrusso, molto rapidamente, è stato avvicinato anche lei dagli emissari del Qatar e che cosa le hanno chiesto? Sì, ti correggo soltanto perché tu hai detto nelle ultime settimane, no, negli ultimi anni, non nelle ultime settimane, nel senso che cosa è successo da quando c'è questa nuova legislatura, cioè dal 2019? Gli emissari del Qatar, come anche tantissimi altri esponenti, diciamo, diplomatici di altri paesi, ci hanno fatto delle offerte di incontri. Questo è assolutamente normale, cerchiamo di chiarirci. Come sono i lobbisti, ci sono anche chiaramente i responsabili di diversi stati che cercano amicizia, Di solito però cosa succede? È il caso della Nuova Zelanda, che ha un ottimo rapporto con noi europarlamentari italiani, propongono di promuovere dei prodotti, di fare degli scambi commerciali, di luoghi per il turismo, o i vini o i formaggi. Questo è il classico lavoro del diplomatico con l'europarlamentare. Ecco, qui invece la cosa che a me ha puzzato, fin dall'inizio, per cui io poi ho preferito non andare alle cene, non andare agli incontri, non rispondere, è che loro cercavano di influenzare la reputation, cioè l'atteggiamento era dell'oste che ti dice il nostro vino è buono, o per essere più chiari, dell'emissario del Qatar che diceva noi siamo buoni, siamo bravi, siamo democratici. Questo avveniva, caro David, contemporaneamente ad alcune notizie invece importanti dagli osservatori internazionali indipendenti su alcune gravissime violazioni dei diritti umani, in particolare dei diritti dei lavoratori nella preparazione del mondiale. Il Qatar desiderava che il Parlamento, che alcuni esponenti del Parlamento europeo, e quindi ne ha avvicinati credo tantissimi, non è che abbia avvicinato solo la vicepresidente o me o altri, ma credo che abbia provato con quasi tutti o con tutti, far raccontare agli europei che loro erano bravi, che erano buoni, ma che erano dei bravi vicini. Mail, poi dobbiamo chiudere, ci sono delle collega. Mail. Assolutamente. Ci sono delle mail che le hanno mandato, hanno scritto qualche... degli inviti. Sì, ma guarda che la mail è per fare un incontro, per essere chiari. Poi ci sono dei colloqui. Quando tu a un colloquio ascolti, noti un atteggiamento che non è, come dire, consono a quel tipico atteggiamento che hanno tutti gli esponenti di tutti i paesi, per amicizia o per rapporti commerciali, ti si drizzano le antenne. Certo, io non mi aspettavo però, David, come ha detto Concita De Gregorio, che c'erano i sacchi di soldi. Quello sinceramente mi sembra un ritorno al passato dei peggiori, fra ecco, l'altro. Anche perché l'ultima cosa per farci immaginare, prego, perché sembra di stare in una spy story, quando parliamo di emissari del Qatar, che tipo di figure sono? Sono funzionari? Sono, funzionari di Stato. A Bruxelles ci sono uffici persino delle regioni italiane, oltre che di quasi tutti gli stati del mondo, quelli più importanti, quelli che vogliono investire in questo tipo di relazioni. Questo, ripeto, è assolutamente legittimo. Poi lì, come sapete, sì, i lobbisti sono registrati. Chi sono?
E sono funzionari dello Stato del Qatar, quindi evidentemente ben foraggiati, perché poi offrivano vacanze, offrivano la possibilità di andare lì. Questa cosa è stata interrotta dal Covid, perché inizialmente l'idea era di fare viaggi lì. Funzionario arriva da lei, buonasera Gianrusso, mi piacerebbe invitarla a un caffè, venga a cena, e poi che cosa offre esattamente? Un viaggio, una vacanza, una gita nel suo paese, che cosa offre? Devo dirvi che appunto l'arrivo del Covid aveva interrotto questo primo, sembrava che quelli del Qatar ci volessero far conoscere il loro meraviglioso paese in vista dei mondiali e poi magari ospitarci per i mondiali. Quando tu rispondi a una mail, vai a un primo incontro oppure mandi l'assistente, perché poi gli assistenti servono anche a questo, perché sennò saremo 24 ore al giorno a fare incontri e non è il caso, dobbiamo fare anche altro. Chiaramente ci sono cose che vanno bene e cose che ti danno una sensazione un po' sgradevole. Le vacanze i viaggi sono interrotti perché c'è stato il Covid, quindi per un periodo non si poteva proprio fisicamente andare. Però insomma, Gianrusso, non le hanno mai offerto dei soldi? Assolutamente no, ma io non ho dato modo, come dire, ho fatto capire fin da subito che su quello non avrei fatto sconti, tanto che ho fatto dichiarazioni molto severe, perché ci arrivavano notizie che davvero c'erano state violazioni dei diritti umani e l'Europa, come sapete, ha un regolamento molto ferreo su questo. Grazie Gianrusso, grazie mille, Gianrusso. Giannini, ripartiamo da